Da tantissimi messaggi. Sì, moltissimi sono i messaggi appunto dei nostri telespettatori. C'è Emilia da Taranto che dice: Conte a porte chiuse non è un bel cliente, si sentirà solo lui. Pressione per la Juve. Sì, pressione per la Juve o carica eccessiva alla squadra, forse sarà davvero l'occasione di dimostrare le sue vere qualità. Mediaticamente è sempre stato un flop, ma in campo è un leone. E poi ancora Max dalla Polonia, che ci segue sempre ogni giovedì: al di là della bruttezza della cosa, in teoria la partita senza pubblico è più sport. Il pubblico condiziona. No, non sono d'accordo con te. Cioè, secondo me invece è proprio il contrario. Secondo me gli atleti veri si vedono sotto pressione. A me piace così, però io credo, ragazzi, credo di non essere l'unico a pensarla così. Poi giustamente il telespettatore. E poi Enzo immaginati a quel punto dagli spalti che cosa potrebbe arrivare. E non sull'Inter, sulla Juve. Mazzolini al VAR. Non succede. Vai, Manuela. Diciamo qualche altro messaggio. C'è Domenico invece che ci dice: il pubblico condiziona come ha condizionato quello di Milano quando la Juve ci ha giocato caro il mio polacco. Ce l'aveva forse col fan. Quello che ha scritto prima dalla Polonia. No, perché polacchi qui forse Manfredi ha delle origini. È strano che finita la partita ritorna tutto bello. E poi una stronzata, scusate, le 12:15, la dico io. Ma giocare in un campo neutro sarebbe stata una cosa così incredibile. Avrebbe giocato in casa lo stesso. Siamo d'accordo. Giocare, ci sono dei posti dove ci sono tantissimi tifosi juventini. Sarebbe stato come giocare in casa in alcuni altri. Quindi a Crociane. No, questo stai dicendo tu. Però io sto dicendo, è vero che ci sono dei posti in cui i tifosi dei juventini sono. Ma non sarebbe stato meglio? Chiedo scusa. Io ricordo che quando la Juve giocò alcune partite a Palermo, era pieno di tifosi della Juve. Super Coppa Europea. Strapieno, per esempio. Vittorio, ci sei riuscito a giocarla a porte aperte, ma da un'altra parte, dove ovviamente non c'era il problema del virus in questo momento. Ma dove? In Italia dove? In Laponia. In Polonia. Da Andy, andiamo lì a giocare. In Estonia? Dobbiamo andare a vedere le regioni colpite italiane, sono 10-11, le altre hanno squadre che giocano e quindi con lo stadio magari occupato. Non è neanche.